Un enorme incendio è divampato questa mattina all'interno di una fabbrica della zona industriale di Arzano, nei pressi di Via Torricelli. Le fiamme, visibili già verso le prime ore del mattino, hanno sprigionato una nube di fumo nera altissima, visibile in diverse zone del napoletano. Il rogo ha richiesto l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che hanno lavorato incessantemente per domare le fiamme. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica della vicenda risalendo alle cause. Tra le ipotesi avanzate c'è quella di un possibile guasto ai macchinari della fabbrica. Diverse le segnalazioni giunte dai residenti della zona e dei comuni limitrofi, che hanno condiviso sui social gli scatti e i video dell'incendio in corso. Non ci sono feriti né danni alle aziende circostanti. Si consiglia di tenere le finestre chiuse e di evitare spostamenti non necessari e di non intralciare le strade e mezzi di soccorso, ha detto la sindaca di Arzano, Cinzia Aruta. Soltanto una settimana fa un episodio simile aveva riguardato l'area tra Teverola e Gricignano d'Aversa, dove le fiamme avevano invaso uno dei depositi di un'azienda che opera nel settore dei magazzini frigoriferi per lo stoccaggio di merci. E ancora prima un altro incendio aveva interessato la zona di Airola, provocando disagi su gran parte del territorio campano, con una colonna di fumo nero visibile da Napoli a Caserta.